Cari amici, eccomi qui di nuovo su Facebook a presentare un nuovo video che parleremo del Goratex. Questo è il marchio Goratex. Tutto è iniziato nel 1984 quando a Praia a Mare, nel mio paese natale, in provincia di Cosenza, intuì che poteva esistere un tessuto che faceva passare l'aria mentre non faceva passare l'acqua, quindi era impermeabile, però non dava problemi alla pelle. Questo qua che ho adesso è un giubbino dell'Invicta fatto in Goratex. Questo qua è il marchio Goratex, se ci fate caso. Quindi l'ho inventato io, l'ho ideato io, e chiesi appunto di inventarlo a mia nonna, era ingegnere elettronico, Antonietta Miele, e mio nonno ingegnere meccanico Francesco Morgillo. Stavo a Praia a Mare, loro stavano in provincia di Caserta, San Felice, e c'era mia mamma, eccola qua mamma quando era giovane, questa qua è mamma, no? C'era mia mamma, quindi nell'84 teneva circa 50, quasi 50 anni. Quindi i miei nonni contattarono la prima moglie di mio nonno, la dottoressa Bayer, questo qua è mio nonno, la dottoressa Bayer è tale quale a un politico tedesco, Annalena Baerbock, che eccola qua, questa qua, la dottoressa Bayer era tale quale ad Annalena Baerbock, identica, non era uguale, era proprio identica. E quindi la dottoressa Bayer inventò il Goratex, un grande tessuto che viene utilizzato in tutto il mondo. Quindi vi ho detto la storia di questa azienda che fa capo a me, e quindi le grandi potenzialità di questo tessuto utilizzato in tantissimi campi, persino nella meccanica. Vi saluto, vi ringrazio da Francesco Iadaresta.